Grazie per aver visitato il nostro canale. Ti prego di iscriverti a questo canale e condividerlo per aiutare le mie figlie. Questo canale non ti addebiterà mai l'iscrizione. Grazie per averlo fatto. Dio ti benedica moltissimo, tantissimo. Quando aveva 20 mesi, una tragedia l'ha lasciata orfana e senza gambe e ora racconta la sua storia. I limiti sono nella mente di ogni persona. Nonostante le avversità o anche una disabilità fisica, tutti gli esseri umani possono andare avanti se c'è volontà e ottimismo. Superare gli ostacoli è una decisione che ci libera da tutte quelle catene che legano l'anima ad una vita senza sogni. Questa è una storia che racconta la vita di Aven Shepherd, una giovane donna che sta lasciando una preziosa eredità nel mondo. Ci insegna come superare gli ostacoli, lottare per realizzare i sogni ed essere veramente felici. Aven, originaria del Vietnam a soli 20 mesi, è stata vittima di un'esplosione che ha ucciso i suoi genitori biologici e l'ha lasciata senza gli arti inferiori in uno stato di salute molto delicato. I suoi genitori avevano una relazione extraconiugale che non sarebbe mai stata accettata culturalmente. Così decisero di suicidarsi usando esplosivi. I suoi nonni biologici si sono presi cura di lei per un breve periodo e l'hanno presentata in adozione perché non avevano le risorse economiche per pagare le spese delle cure mediche. I genitori adottivi, Shelley, 56 anni, e Rob, 57 anni, sono venuti a conoscenza di Aven attraverso la Tacha Life Foundation for Homeless Children nel 2005. Shelley ha detto che quando ha scoperto cosa era successa a questa bambina e che i suoi nonni erano troppo poveri per prendersi cura di lei, ha sentito il bisogno di aiutarla. Nonostante il marito avesse qualche riserva sull'adozione, si è innamorato di lei nel momento in cui l'ha incontrata. Quando l'hanno portata a casa le è stato sempre accanto. Il tempo confermava che non avere le gambe non era un grosso problema e lei le aveva decisamente scelte. La sua famiglia adottiva gli ha dato il loro pieno amore e sostegno in ogni fase della sua crescita. Nella sua breve vita ci sono stati molti giorni difficili, ma questo non gli ha impedito di combattere ogni giorno. Ha imparato a gestire le sue gambe protesiche e a fare passi fermi per realizzare i suoi sogni ed essere felice. Aven ha attualmente 14 anni, è un modello e si sforza di rappresentare gli Stati Uniti alle Paralimpiadi del 2020 o del 2024. All'età di 4 anni, ha iniziato le sue lezioni di nuoto, mostrando un potenziale incredibile che l'ha portata a frequentare accademie di formazione specializzate negli Stati Uniti. Accettare le circostanze della sua origine e di essere una ragazza diversa non è stato un compito facile, tuttavia ha mostrato un'eccellente maturità nell'ammettere che è una verità che non può cambiare. Ricorda alle sue sorelle che le dicevano che ciò che la rendeva diversa la rendeva ciò che era e allo stesso tempo la rendeva speciale. Aven ha sempre rifiutato di sentirsi dispiaciuta per se stessa. Ha partecipato a una serie di eventi che hanno rafforzato il suo talento. Spera di poter incoraggiare gli altri ad abbracciare quelle caratteristiche speciali che rendono ogni persona unica in modo positivo. La famiglia Shepherd è immensamente orgogliosa dei successi della figlia. Da quando è entrata a far parte del team Models of Diversity, incoraggia gli altri ad abbracciare le loro differenze. È cresciuta con la passione per la modellazione e spera di essere un esempio per tutte le persone con caratteristiche speciali per abbracciarla in modo positivo. Models of Diversity è un'organizzazione legata all'industria della moda, della bellezza e dei media e rappresenta persone di tutte le età, razze, disabilità e identificazione di genere non tradizionale. Angel Sinclair, fondatore di questa organizzazione, ha affermato che la spinta, la perseveranza e la motivazione di Aven nel realizzare le sue ambizioni e nel non rinunciare ai suoi sogni nonostante le avversità è un esempio per tutti.
È un vero esempio che gli stereotipi che regnano nella modellazione possono essere superati e avere successo in questa professione controversa e dinamica. La tua perseveranza non ha limiti. Grazie a Ben per il tuo esempio. Senza dubbio, questa giovane donna sta lasciando tracce molto marcate in un mondo che è abituato a sottovalutare le persone con una condizione speciale, speciale. Grazie per la vostra attenzione e il vostro supporto, iscrivendovi al nostro canale, che ci aiuterà a pagare gli studi delle mie figlie e ci motiverà anche a pubblicare più notizie e storie interessanti nella vita reale. Sostienici con un like e condividi i nostri video. Cristo ti ama e anch'io ti amo. Benedizioni.